Sembra un elmo comune, ma era nascosto con molto. Devo riportarlo a quella donna. Ci provare, mistio! Spotte! Quell'isola infuocata e la tomba piena di trappole. È stata una vera impresa. Persino per te? Esageri, ombra dell'aquila. Ma hai trovato l'elmo? Certo che sì. Ma come sapevi di un luogo così terribile? E chi sei tu per avermi chiesto di andare lì? Chi credi che sia, Alexios? Alcuni dicono che sono molto saggia, altri che sono la saggezza in persona. Dimmi, chi credi che io sia? Mi hai mandato in un cimitero dove ho incontrato un uomo disperato che pensava che Atena mi avesse inviato a ucciderlo. Evidentemente lui ti crede la dea Atena. Non è saggio dare troppo credito alle farneticazioni di un folle. Poi mi hai chiesto di andare in un villaggio minacciato da leoni, con uno strano selvaggio al centro della questione. Era una prova di saggezza divina o solo una coincidenza? Tu hai scelto di andare al villaggio, io te ne ho solo fornito l'opportunità. E infine quello strano eremita con la chiave. Era persino sotto una statua del simbolo di Atena, il gufo. Sei stata tu a preparare tutto? O c'è del vero in ciò in cui credeva? La tua testa è piena di pensieri. È quasi troppo da contemplare. Prendi la tua decisione, Alexios. Si direbbe che tu voglia farmi credere di essere Atena. Indovinelli misteriosi, un elmo da trovare. Ingegnoso, ma un po' scontato. Se è questo il caso, sono io a congratularmi con te per il tuo ingegno. Su, mostrami l'elmo. Spero ne sia valsa la pena. Hai grande fiducia nell'umanità. Spero che tu veda sia il suo potenziale, sia i suoi difetti. Lascia che faccia una modifica e, sì, credo che così sia l'ideale per te. Grazie. Spero tu abbia più saggezza dopo questo viaggio. Sì, ho appreso che si può ottenere un profitto nei modi più strani.
Afrodite, Artemide, Atena, madri e figlie dell'Olimpo, vi prego, conduceteci alla salvezza. Non possiamo perdere altre persone. Non sono chi cerchi, ma Alexios, Mistios. Che succede? La mia gente è in grave pericolo. Abbiamo perso i capi e i guerrieri, e ora sono spariti anche i cacciatori. A volte le battute di caccia durano settimane, forse torneranno. Cos'è successo agli altri? Guerra. La lotta tra Atene e Sparta ha raggiunto i nostri confini. Così gli uomini hanno offerto le loro spade. Temo che coloro che sono rimasti siano caduti nelle mani dei figli di Serse. Non ho mai sentito parlare dei figli di Serse. Un nome particolare. I persiani rimasti dopo la battaglia delle Termopili. Non possiedono una terra, vivono nel ricordo dell'antico re. Ma loro sono molti e noi siamo rimasti in pochi. Non vorrei essere al tuo posto, ma uccidere è la mia specialità. So cacciare e seguire le tracce. Dispensi anche consigli? Non so come rivolgermi alla mia gente. Sanno che c'è qualcosa che non va e non sono sicura di come affrontare la situazione. Se sei il loro capo, allora comportati come tale. Non importa quale, ma devi scegliere una strada. Hai ragione. Devo prepararmi invece di farmi prendere dal panico. Per quanto riguarda i cacciatori scomparsi, ti andrebbe di cercarli? Cercherò i cacciatori scomparsi. Mia cugina Agnodike si è offerta volontaria per cercarli. Anche lei non è più tornata. Non so come ringraziarti. Quei bastardi, quei bastardi! Stai bene? Ti sembra che stia bene? Sei sopravvissuta. Non si può dire lo stesso dei tuoi compagni. Era un avvertimento. Prima i cacciatori, poi il resto del villaggio. Devo andare dal magistrato e avvertirlo dei figli di Serse e dei loro piani. E io devo riscuotere la mia ricompensa.